Dunque, ieri abbiamo messo la notizia di questo 50enne, aveva più di 50 anni, del 72, che è morto, non si sa bene per cosa, ma comunque sicuramente per cause naturali, e abitava insieme con il fratello più giovane di un anno, lui era del 72, quindi probabilmente storia dell'altra persona del 73, e abitavano su una casa assolutamente fatiscente, al quartiere della Fossetta, senza nessun servizio, senza acqua, senza luce, con praticamente addirittura in acqua, in casa passava l'aria, il vento, la pioggia, quindi una situazione molto di degrado. E praticamente questo Roberto Pagano lavorava anni addietro alla Fincantieri, ma poi viveva con i genitori. Quando i genitori sono mancati, è uno di quei casi di disagio, insomma, di depressione. E ricorderete quella situazione che è successa nel quartiere di Saloni, quelle due donne, madre e figlia, che sono morte di stenti praticamente e non volevano essere aiutati. Siamo in una situazione simile, perché erano, da qui che ci risulta, sconosciuti all'ufficio sociale, e adesso i parenti, in realtà questi due hanno due sorelle. E una abita a Chioggia con il marito è andato a prendersi questa persona e se lo sta tenendo in casa Sant'Anna, perché insomma, però è una situazione difficoltosa, perché sono persone, è inutile, sono quelle persone che vivono da sole, non vogliono nessun aiuto, e già un ragazzo è difficile da gestire, figuriamoci un adulto che ha questa situazione. E niente, praticamente il cognato, perché sarebbe cognato, si è rivolto all'ufficio sociale. L'ufficio sociale, sapete che non è che gli uffici sociali hanno tantissime risorse, hanno la coda di persone che stanno male, e gli hanno potuto dare semplicemente la disponibilità di dargli un alloggio per dormire la sera, dalla sera alla mattina, perché dalle 7 della sera alle 7 della mattina. Questa persona che se l'è preso in carico, non fa nessuna polemica, comprende la situazione, però ha chiesto al comune se può dare un aiuto anche per il discorso del funerale. Un funerale costa svariate migliaia di euro, e tra l'altro questa famiglia ha un altro figlio disabile. Insomma, ci sono situazioni, moralmente e anche giuridicamente si ha, diciamo, un obbligo verso questi congiunti, praticamente, no? Questi consanguinei. Ma dall'altra parte bisogna essere anche, diciamo, oggettivi, e uno fa già fatica a portare le cose, diciamo, per la sua famiglia, ha difficoltà. Questi non volevano essere aiutati, perché in realtà non volevano essere aiutati, e quindi, diciamo, diventa tutto più difficile in pratica. Ecco, questa è un po' la situazione. I funerali, ci sarà l'Atonello, che dovrebbe essere quella di Madonna Marina, che tra l'altro, insomma, si è accordato con un prezzo particolarmente di favore, però se qualcuno volesse dare un aiuto, insomma, può rivolgersi eventualmente lì alla stessa agenzia di pompe funebri, e vedere se in qualche modo può dare una mano a queste persone, che viviamo un mondo difficile. Questo è un po'. Ecco, vorrei essere chiaro che non è assolutamente responsabilità degli uffici sociali, perché, ripeto, da quel che ci risulta erano praticamente sconosciuti, e se tu non vuoi neanche farti aiutare e vuoi stare per conto tuo, voglio dire, è estremamente difficile fare un po' con tutto quanto. Ecco, era quello che mi premeva raccontare, insomma, alla nostra comunità. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0. E volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sotto Marina di Chioggia, Venezia.